Fotografismi, una mostra di Giuseppe Castelli qui in Viale Luigi Monaco, ma di cosa si tratta? Si tratta in realtà di una serie di immagini create sovrapponendo diverse fotografie, ritagli di giornale, immagini recuperate nei modi più diversi, bianco e nero, colore, così. Poi sovrapposti, elaborati singolarmente, rielaborati nel loro insieme fino a ottenere delle immagini che hanno praticamente perso i connotati delle immagini originali. Questa è una cosa che mi consente di esprimermi a livello proprio di percezione, di espressione, perché il mio lavoro normale è quello di fare il documentarista e quindi rendere le cose per quello che sono. Probabilmente per questo arrivo a delle immagini dove trovare il soggetto non è così facile. Qui c'è Santo Spirito. Questo è Santo Spirito, è una delle immagini più facili da riconoscere per via delle abside, delle tegole e così via, però molte altre immagini sono un po' meno usuali. In questa immagine, per esempio, c'è la commistione di diverse fotografie che sono state realizzate un po' a Caltanissetta perché c'è San Sebastiano, un po' a Parigi perché c'è la Dea del Cinema, del loro centro culturale. C'è qualcosa che ho realizzato magari 40 anni fa in bianco e nero, Lara Calmuto ed altre cose così. È proprio questo stratificarsi, questo utilizzare i diversi mezzi offerti da Photoshop, quindi l'interpolazione di tutte queste immagini mi porta ad avere poi un'immagine finale dai colori molto forti, saturi, spero espressivi. Questa è un'altra delle opere più complesse e anche delle più probabilmente interessanti per i toni dei colori che sono riuscita ad ottenere, ed è stata anche molto gradita, molte persone si sono soffermate su questa. In fondo siamo qui a Caltanissetta, potremmo essere dovunque, è una di quelle immagini che una volta realizzate possono essere state realizzate in qualsiasi parte del mondo. Per nostra fortuna questa è la nostra città, così come la posso vedere io e la vedono anche molti dei nostri amici artisti. Qual è il messaggio che emerge da queste immagini? Io credo che siano diversi, perché tanti critici che hanno scritto per lui hanno puntualizzato la loro attenzione su quella che è la commistione tra la fotografia analogica e quella digitale, quindi perché lui vive comunque in un momento storico in cui attraversa entrambi i momenti storici, perché comunque ricordiamo che lui è un documentarista, quindi per quello che è il suo mestiere lui deve documentare, deve ricordare, deve memorizzare tutte queste cose, e forse questa sua voglia esplode proprio dal desiderio di evasione.